Biancaneve, al Principe Azzurro, vabbè, questa era Biancaneve. Vedrete, oggi saremo veramente in tantissimi, ci sono tante sorprese. Insomma, oggi è una domenica speciale, festa della Befana, dedicate ai più piccoli, se no che senso avrebbe, no Sandro? Nessuno
siete, quello che fanno qui. Tutti. Prima dicevo, non potevi mancare, insomma. Una giornata così speciale come quella dei bella bambini. Bella, sì, oggi è la festa dei bimbi e non io solo. Io e Cristina ci siamo viste di recente allo Zecchino d'Oro, che è andato tra l'altro in onda su Rai 1 e ha festeggiato il suo 50° compleanno, insomma un compleanno importante. Noi c'eravamo, Cristina ovviamente ha cantato il suo valzer e moscerino. E tu sei arrivata seconda, sì, con lo scrivevo nel vento, nuovo, bellissima, nel vento. Bellissima. E quella però che ha vinto è stata un'altra bellissima canzone, Lettera a Pinocchio. Però io voglio anche dire una cosa prima, che lo Zecchino d'Oro è stato, mi state, candidato all'UNESCO come unica trasmissione televisiva patrimonio dell'umanità. Questo insomma andava detto. Sì. C'è un'altra bella sorpresa, adesso vedete. Proseguiamo con Lettera a Pinocchio. Geppetto è con te, dov'è il gatto che ti ingannò, il buon grillo che ti farrà, e la fata turchina dov'è? Carissimo Pinocchio, amico dei sogni più lieti, con tutti i miei segreti, resti ancora nel mio cuore. Il piccolo coro, la voce del cuore. Grazie di essere qui. Grazie anche alla direttrice Roberta. Continuiamo con il valzer del moscerino. Beppone russava nel grande giardino e sul suo nasone volò un moscerino. Il vento suonava bel balzerino, così il moscerino si mise a ballare. Vai. Ullala, 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 questo è il valzer del moscerino. Ullala, 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 questo è il valzer che fa la la la. Questa mia città, che voglio bene al mondo e a tutto il mondo il vento, so che lo porterà. Lo soffierà sul mare per farlo navigare fin dove arriverà. Lo leggerà la gente di un altro continente e le conteranno niente, e questo mondo che mondo sarà? Così sarà. Vento soffia più piano, così l'amore si fermerà. Si fermerà. Forte soffia sul pianto ed un sorriso rinascerà. Rinascerà! Dire che grandi artisti, grandi interpreti della canzone italiana si sono spesso cimentati con le canzoni dei bambini, ne ricordiamo solamente alcuni, da Morandi, Modugno, Gino Paoli e tanti altri, e anche Sergio Endrigo. Grande.
ci vuole un fiore, sai? Eh sì, Per fare un tavolo ci vuole il legno, per fare il legno ci vuole l'albero, per fare l'albero ci vuole il seme, per fare il seme ci vuole il frutto, per fare il frutto ci vuole un fiore, ci vuole un fiore, ci vuole un fiore, per fare un tavolo ci vuole un l'altro ieri ha avuto un bambino, Fabio. Wow, auguroni. Un grande bacio a tutti. Grazie. Rosanna Lambertucci tra poco, no? Grazie a tutti. Grazie a voi, ciao. È sempre con me.